Spero che abbiate portato i crocifissi, perché siamo a caccia di un demone. Oh, no! Oh, come on! Ok, non mi aspettavo letteralmente un demone, ma Cristo! Che delusione! Magari il crocifisso la brucia lo stesso. Cosa hai detto? Demone sarai tu, delinquente? Ah! Ah, è un alieno! Alieno sarai tu, smorfiosetto! Oh, è lei, signora Oldbag? Cosa ci fa qui? Ma voi giovani d'oggi siete tutti così ottusi? Sono venuto fin qui per rendere omaggio al povero Juan. Non disturbatemi! Fa vedere se c'è qualcosa di fuori posto, ma mi sa di no. Nah, così a prima vista non credo. Ah, beh, parliamo ancora con Oldbag! Che gioia! Ricordi di corrida, beh, rendiamogli omaggio? Le dispiacerebbe parlarci un po' del signor Corrida? Era il più bravo e il più famoso di tutti, la stella più radiosa del firmamento! Ma ho sentito che il signor Angarda aveva molto più successo di lui. Beh, ma questo è solo negli ultimi tempi e solo per una questione di sfortuna. Ma presto sarebbe diventato ancora più famoso di quanto non fosse mai stato! Guardati intorno, questa montagna di regali vale più di mille parole! I suoi ammiratori avrebbero fatto qualsiasi cosa per lui, lo amavano tutti! Sì, in effetti qui dentro c'è proprio una montagna di roba. Signor Nick? Dimmi, Pearl. Questi regali sono tutti orsi, vero? Ottima osservazione, pare che i suoi ammiratori fossero fanatici degli orsi. Non so, in giapponese o in inglese aveva... No, non in inglese, perché i nomi penso rimangano uguali, ma... In giapponese aveva Kuma nel nome, forse? Regali. Tutti questi regali ricevuti dal signor Corrida sono... orsi. Oh, semplicemente perché è impossibile pensare a Juan senza pensare agli orsi. Ah, sì? Agli orsi? E perché? È molto peloso. Non lo sapete, il mio povero Juan ha affrontato un orso a mani nude. In quella lotta l'orso ebbe la meglio su di lui, ma da allora diventarono ottimi amici. Wow, che storia commovente! Una volta sono andati addirittura in campeggio insieme, lungo un fiume. Sta raccontando il plot di un episodio. L'orso andava a pescare i salmoni mentre Juan preparava il fuoco e li cucinava. Addirittura? In campeggio con un orso? È tutto nella sua biografia ufficiale, se non ci credi. Perché lei ci crede? E da quella volta i suoi fan gli hanno sempre regalato degli orsi. Ah, carino. Orsi. Sera del delitto. Ci puoi parlare della sera del delitto? Ne ho già parlato abbastanza prima, in tribunale. Sono stata raggirata, truffata da quella fotografa e dal suo stupido articolo. Andava zonzo qua in giro con quel suo solito sorriso imbecille stampato sul volto. Con quel suo solito sorriso imbecille? Ok. Ehi, ascoltami bene, piccola guastafeste! Se devi proprio prendere appunti, almeno mettimi in buona luce, d'accordo? Oh, certo! Non posso crederci. Quella sera stavo lavorando anch'io, cosa credete? Avevo le mie cose da fare. Quindi non potevo starmene qui tutto il tempo, a differenza di qualcun altro. Non sembra volermi dire niente. Né mostrando le personaggi, anche provato anche con Juan, che... Supponevo mi avrebbe dato una risposta, ma niente di niente, come al solito. Quindi credo sia ora di andare a dare da mangiare al gatto. God damn it. Beh, alla fine non si sta rovinando da solo, cioè... Mi manda a casa sua, che si suppone, se quella porticina era per il gatto, che... Ci sia quella stanza, e ci sia anche Maya qui, quindi... 22 marzo, residenza Angard, soggiorno. Che buio. Vado ad accendere la luce! What? Wow, ecco come sono le case delle star. Magari fossi ricco come Matt. Forza, signor Nick! Dobbiamo trovare Scarpetta, il gattino affamato! Scarpetta! Oh, damn it!
c'è la musica di Pearl e c'è un gatto. That's too cute. Ah, miau. Deve essere lui. Oh, che bel gattino. Ciao, Scarpetta. Miau. A Pearl devono piacere molto i gatti. Riesco a fare un gatto realistico. No, non lo so. Mi scusi? Oh, shit! È vero, non sappiamo che è lui. Oh, sì. Perché Phoenix ha detto che ha sentito la sua voce, no? Sono solo io con l'editing che ho aggiunto la modifica, quindi magari... Posso aiutarla, signor? Oh, sono un avvocato. L'avvocato difensore del signor Angard. L'avvocato del signor Maid. Allora deve essere Phoenix Wright. Sì. Ah, piacere di conoscerla. Io sono il maggiordomo. John Doe. John Doe! Che è il nome che danno ai cadaveri non riconosciuti. piacere mio. Miau. Sorry. Lo so che è stupido. Esaminiamo sto posto. Ho capito una star, ma montarsi la moto in soggiorno, come on. È così in basso rispetto al divano. Sembra super scomodo. Ah, ci sono delle maschere! Già, quella al centro è una maschera del samurai d'acciaio. E le altre sono quelle della principessa rosa e del giudice oscuro. Hanno combattuto 1000 battaglie nella città di New Old Tokyo. Wow, è un vero esperto del samurai d'acciaio, signor Nick. Sembra assurdo che io ne sappia più di una ragazzina. Beh, fuori di sentire Maya l'ha imparato. C'è una piccola apertura ai piedi di questa porta, signor Nick. Scommetto che è per il gatto di Matt. Oh, intende dire Scarpetta. Questa porta deve essere chiusa a chiave. Forse per evitare che i ficcanaso come me entrino in quella stanza. Ah, quindi è proprio quella stanza. Non è l'entrata. Pearl può entrarci, forse? Ma mi fido a mandare Pearl lì dentro. Beh, non sotto l'occhio vigile di Shelly the Killer. Qui è qualcosa di diverso. Laggiù c'è un'altra porta. Lì non c'è niente di interessante, signor Nick. Hai ragione, Pearl. Ora so come si sente Maya quando le dico di non andare a curiosare in giro. Ok, sta moto. Una bicicletta volante! È gigantesca! Quella è una bicicletta speciale, Pearl. Si muove da sola, non serve pedalare. Davvero? Wow! Ma non può volare, mi dispiace deluderti. Oh, peccato. Che è il divano? Un divano molto grande dall'aspetto confortevole. Chissà quante star del cinema e della TV si sono sedute qui. A ogni modo, io appartengo a un altro mondo, non è così? Non mi sembra il momento per farsi venire i complessi di inferiorità. Questo è un ventaglio. Oh, qui c'è un enorme focolare. Quello è un caminetto. E che differenza c'è, signor Nick? Beh, non ho mai visto un focolare, quindi non saprei dirlo. La prossima volta che verrà alla residenza Fey, gliene mostrerò uno. basta, credo. Ok. John Doe, Matt Angard. Lei deve conoscere molto bene il signor Angard. Onestamente, signore, non credo che il signor Matt possa essere un assassino. Non mi sa dire altro? No, niente di rilevante. E poi non è opportuno che un maggiordomo parli del padrone di casa in sua assenza. Prende molto sul serio il suo lavoro. John Doe. Signor Doe, da quanto tempo lavora qui? Beh, signore, diciamo più o meno un anno. Non mi sa dire altro? No, niente di rilevante. E poi non è opportuno che un maggiordomo parli della sua vita privata.
Pensavo che Matt avesse una specie di domestica, non un maggiordomo. Scarpetta. Il signor Angarda ha proprio un bel gatto. Prendermi cura di lui è uno dei miei compiti. Il signor Matt ci tiene molto. Non mi sa dire altro. No, niente di rilevante. E poi non è opportuno che un maggiordomo parli del gatto di famiglia. Oh, beh, allora credo che questo messaggio di me non mi servirà più. Ok, accartocciato e buttato via. Bene, ora devo congedarmi. Oh, stavamo giusto per andarcene. Pur essendo molto giovane, è già un avvocato di indubbia fama. Ma anche quello del maggiordomo è un mestiere di cui andare fieri. Grazie per il complimento, signore. Spesso le persone sono diverse da quello che sembrano. E ora, se vuol scusarmi? Miau. Ok. Quindi è stata un'improvvisata. Perché non ci avrebbe mandato a prenderci cura del gatto se avesse saputo che c'era John Doe. Semplicemente ha finto di essere il maggiordomo. Quindi torniamo da Matt. Immagino. Sempre che ci sia Matt e non Andrews. Ah no, ok, non è ancora tornato. Ah! God damn it! Sono lo zio orso e sono le orso in punto! God damn it, mi ha spaventato sul serio quella cosa. Fuck! Era quello creepy, vero? L'avevo visto, man. Era destino. Ma cos'è questo trambusto? È uno dei regali di Juan che si è attivato. Pare che siano le 8 in punto. A nanna! Per poco non mi veniva un infarto. Le 8 di sera. Più o meno quando è finita la cerimonia di premiazione, si ricorda? Come vola il tempo. Incredibile che siano passati già 2 giorni. Oh oh, 2 giorni. Ed ecco che arriva. Bip bip bip. La radio ricetrasmittente. Bip. Pronto, pronto! Questo non è un telefono. See you right. Maya, come sta Maya? Non l'hai fatto del male, vero? Pare che non sia riuscito a mantenere i suoi impegni, signor Wright. Ho sentito il telegiornale. Il mio regalo non è servito a nulla, allora. No, mistica Maya, mistica Maya! Concedici un altro giorno, ti prego! Ti chiedo solo un altro giorno! Otterrò quel verdetto di non colpevolezza, te lo garantisco, ti scongiuro! Temo che dovrò accogliere la sua richiesta. Quel verdetto mi serve più di ogni altra cosa, dopo tutto. Ti prego, fammi parlare con Maya. Voglio sapere se sta bene. Bene. Allora. Ma solo... Il caffè è pronto. Suppongo siano distorsioni, no? Ma cos'è questo disturbo? Pronto! Pronto! Sembra... Non... Ricezione! Accidenti! Che questa radio si sia improvvisamente rotta? Vuole scusa... Bip! Cosa è successo? Non lo so. All'improvviso non si sente più nulla. Mistica Maya! Mistica Maya! Perché la radio si è rotta così all'improvviso? Forse dovrei mostrarla a un esperto di apparecchiature elettroniche? E al più presto! Un esperto di apparecchiature elettroniche? Lo conosco? E in questo caso... Esperto di apparecchiature elettroniche. Laura Hart? Matt, perché ha il suo polsino coso? Dovrei sapere chi è?
E Old Bag, tra l'altro, ha sentito. Provo a... Ma Lodahar non c'è più? E Matt? Beh, provo a tornare da Matt. Se non sapeva... che... che The Killer era a casa sua, magari non sa neanche... che mi ha contattato tramite... Oh, sì che lo sa, invece. Gumshoe? Oh. perché dovrebbe essere abile con le cose elettroniche? Ehi, bentornato, amico! Ho pensato di prepararti qualcosa per cena. Grazie, tesoro. È un pasto completo degno di un re. Incredibile che stia tutto dentro una lattina. Lo so che si è impegnato tanto per cucinare, ma ora non ho tempo per mangiare. Oh, ehi, c'è per caso una apriscatole qui in giro? Spero stia scherzando. Qui ci starebbe una bella frustata di Franziska. Ah, ho trovato! Forse c'è un altro modo in cui potrei esserle utile. Chiedimi pure tutto quello che vuoi, amico. Avanti! Beh, già che ci sono. Ma cosa potrei chiedergli? Seriamente, Gumshoe? Ok, vediamo. La riccia trasmittente. Oh, signor Nick, dovrebbe chiedere quella cosa al detective Sciattone. Cosa? Ah, è vero, questo affare si è rotto all'improvviso, che cacchio ne sa? La radio si è rotta, amico? Oh, aspetta, è lui che ha costruito il radar anti-Franziska, forse per quello? Mentre stavo parlando con il rapitore, ha cominciato a fare degli strani rumori. Proprio così, senta. Bip. Io non sento strani rumori, amico. Forse si è aggiustata da sola? Strano. C'era un forte disturbo statico, ne sono sicuro. Interferenza? Forse... Forse cosa? Forse si è trattato di un'interferenza elettromagnetica, amico. Interferenza elettromagnetica? Mi sento come quando nei manga introducono una cosa e poi hanno un paio di vignette dove lo spiegano e sono a volte strappate direttamente da Wikipedia, tanto per rendere partecipe il lettore di quello che succede. Interferenza. Lei sa cos'è un'interferenza elettromagnetica? Si verifica quando un'onda radio viene disturbata da un altro segnale, amico. Adesso sembra molto più chiaro. È Old Bag che ha un qualche segnale che le esce dalla tuta. Io non ho capito niente. Per esempio, se avvicini un cellulare al monitor di un computer, l'immagine sullo schermo inizia a vibrare e a fare cose strane, vero? No. Suppongo con i vecchi computer, ma non ricordo una cosa simile. Computer. È come quando usi il phone vicino alla TV, mandando in tilt lo schermo. Cos'è sta cosa? Non l'ho mai vista. Oh, è vero! Una volta è successo anche a me! Adesso ho capito! Sembra davvero felice di aver capito di cosa stiamo parlando. Quindi la stanza in cui eravate quando avete notato quell'interferenza... Sì, deve esserci qualcosa che mettere le onde radio molto forti in quella stanza, amico. Per esempio... una cimice o qualcosa del genere. Oh, shit. C'è una cimice in uno degli orsi. Ah! Oh! Ehi, a proposito, dove eravate quando si è verificata l'interferenza? Nella stanza del signor Corrida, la scena del crimine. Sarà l'orso creepy che segnale 8. Cosa? Ehi, tornerò al commissariato e vi procurerò un rilevatore di cimici. Ci vediamo più tardi all'Hotel Gatewater, ok? Oh, aspetti, detective! Oh yeah, amico! Cominciano le indagini! Sono elettrizzato, non vedo l'ora di iniziare! Yeah! Vabbè, è bello vederlo attivo. Andiamo anche noi, signor Nick! D'accordo! Yeah! Alla prossima, guys! La prossima volta scopriamo le cimici negli orsi! E non letteralmente nessuna delle due cose. Bye!